Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit, il format in cui vi leggo dei capitoli di un libro o dei brevi racconti completamente senza post-produzione. Quindi, come va? Va, buona la prima, con tutti i difetti, ripetizioni e sfumature di errore. Oggi riprendiamo la seconda parte del racconto Un triste ultimo amore allo snack dei dannati di Edward Bryant. Oggi mi sono messo anche in video, sono piccolino nello schermo, non sono invasivo perché ci tengo comunque ad accendere il fuoco e a dirvi buon ascolto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Potete seguirmi anche nella mia pagina Facebook e Instagram. Non mi ricordo assolutamente le voci che ho usato nella prima parte, quindi oggi ne inventerò altre. Allora non alzarti, disse Mark mordicchiandole un orecchio. Stava mordendo troppo forte e aveva l'alito leggermente cattivo. Hélène sgusciò dalla sua stretta e scese dal letto. Devo andare in bagno, disse. Dopo aver chiuso la porta, fece scorrere l'acqua nel lavandino in modo da non sentirsi mentre faceva pipì. La gente reagiva ai momenti di crisi in modi diversi, di questo lei era sicura. Il modo di Mark consisteva nel trattare tutti i problemi come se fossero di uguale valore. Sia che si trattasse di decidere di quanti watt doveva essere una lampadina da comprare, o quale fosse il modo migliore per nutrire uno zombie. Hélène si guardò le gambe. Con il passare degli anni si erano gonfiate un pochino di più. Ogni volta che si sedeva, le sue cosce sembravano essersi allargate leggermente. Qua e là c'erano minuscoli gonfiori e depressioni che sembravano spostarsi ogni volta. Ormai il suo ventre sporgeva al punto che lei vedeva solo un'aureola di pelo pubico scuro quando si sedeva in quel modo. E il pelo pubico non era più così scuro. C'erano ciuffetti grigi e, cosa che l'aveva sorpresa e confusa, rossastri. Vicino al ginocchio sinistro, una ragnatela di capillari spezzati si stava trasformando in un'ecchimosi violacea. Cercò di annusarsi. A volte immaginava di avere un odore terribile. Le pareva di essersi sempre guardata invecchiare mentre sedeva in un gabinetto. In quella posizione non poteva evitare di guardarsi le gambe, il ventre, il pelo pubico. Non poteva evitare di annusarsi. Si alzò e andò a guardarsi nello specchio. Cercò cicatrici, escoriazioni, tracce di invecchiamento che prima potevano esserle sfuggite. Fece finta che quello fosse il viso di un paziente e lo lavò, gli pettinò i capelli. Da bambina aveva finto che il suo viso fosse il viso di una bambola, i suoi capelli, i capelli di una bambola. Non si era mai fidata degli specchi, non mostravano i segreti nascosti dentro. Devo tornare di sopra, disse Helene uscendo dal bagno. Siamo a corto di personale, contano su di me. E non posso lasciare Betty a occuparsi di quella corsia da sola. Ma Mark era occupato a trafficare con il videoregistratore. Oh, sì, fai come preferisci, tesoro. Ehi, ho avuto una cassetta da uno di quei tipi della sicurezza interna. La polizia l'ha confiscato 2 settimane fa e da allora sta facendo il giro di mezza città. Hélène fece lentamente il giro del letto e si fermò accanto a Mark mentre lui regolava il contrasto. È roba amatoriale, ma si riesce a vedere quasi tutto. Lo schermo del televisore era nero, con qualche sporadica ombra più chiara che fluttuava in quell'oscurità. Poi un paio di luci pallide si spostarono rapidamente a destra e a sinistra, in su e in giù. Hélène pensò a due fari impazziti, magari alle ali di una falena. Poi la videocamera arrestò. Arretrò di colpo, quasi sbalordita, e lei vide che era il viso immobile di un nero con occhi che schizzavano qua e là come se fossero sottoposti a
a qualche specie di elettroshock. Occhi spaventati, occhi che facevano no, no, no. Ma mentre la videocamera indugiava su quel volto, Helen notò qualcosa di più della semplice paura. La pelle scura del viso sembrava lacerata lungo l'attaccatura dei capelli e incrostata di una sostanza rosso cupo. Un taglio percorreva per il lungo la guancia sinistra e a lei sembrò di scorgere diversi strati di tessuto sezionati in quella profonda incisione. Quando poi la testa si mosse, appena sotto il mento vide un enorme buco dove le cartilagini della gola svolazzavano squarciate. «È uno di loro!» disse lei a bassa voce, con tono calmo di un timore quasi reverenziale. «Uno zombie!» «Pare che la cassetta sia arrivata di contrabbando, da qualche cittadina del sud», disse distrattamente Mark, spostandosi più vicino allo schermo. «Ancora non capisco come riescano a far entrare questi video in città». «Ma la quarantena...» «La legge della domanda e dell'offerta, mia cara!» Mentre la videocamera arretrava ancora, Helen vide con sorpresa mani vive, mani umane, che premevano sulle spalle dello zombie. «Guarda un po' questo!» disse Mark con tono leggermente ansioso. La ripresa staccò bruscamente all'indietro per mostrare lo zombie premuto contro alcune assi di legno grigio. La parete di un granaio di qualche altro edificio di una fattoria. Lo zombie era nudo. Ampie ferite coprivano gran parte del suo corpo. Simile a una decorazione, una lunga cicatrice ancora rossa gli percorreva il pene penzolante, leggermente più pallido per tutta la sua lunghezza. Sei o sette uomini robusti in jeans e camicie logore, abiti da lavoro, tenevano premuto lo zombie contro le assi di legno, spostando di continuo le mani callose per evitare i suoi denti guizzanti. Più quelli scansavano i suoi denti, più lo zombie sembrava farsi frenetico, con la testa che guizzava come un serpente deciso a mordere. Un ottavo uomo, grasso e rubizzo, con due mammelle pendule strizzate ai lati della pettorina della sua tuta da lavoro, portò sulla scena un secchio pieno di martelli e ne consegnò uno a tutti gli uomini che tenevano fermo lo zombie. Poi il ciccione pescò più a fondo nel secchio e ne estrasse una manciata di lunghi chiodi da 10 centesimi che distribuì a loro volta agli uomini. Mark trattenne il fiato mentre gli uomini procedevano a conficcare i chiodi nel corpo dello zombie, nelle spalle, le braccia, le mani, le caviglie, inchiodandolo come una lucertola guizzante contro le tavole. Lo zombie non mostrò dolore, ma lottò contro i chiodi, procurandosi lacerazioni ancora più ampie. Ben poco sangue scaturì da queste ferite, ma Helen credette di vedere un fluido limpido e luccicante intorno a ogni chiodo. Gli uomini fissarono lo zombie per qualche istante. Un paio di loro ridacchiarono come ragazzi adolescenti, ma in massima parte avevano un'aria insoddisfatta. Uno degli uomini inchiodò le orecchie dello zombie alle tavole, un altro usò parecchi chiodi per inchiodare il pene e lo scroto. Diversi altri chiodi lo troncarono quasi di netto. Il bacino dello zombie eseguì una lieve rotazione sopra il punto dove i genitali erano diventati un trofeo sulla parete del granaio. Lo zombie non parve notare la differenza. Gli uomini risero e indicarono il trofeo. Non c'erano urla sulla colonna sonora della cassetta, solo risate e i grugniti animaleschi dello zombie. «Gesù! Mark!» Helen distolse gli occhi dal televisore, vergognandosi per aver guardato così a lungo. «Gesù!» Con un gesto automatico si aggiustò i capelli e fece scivolare la mano lungo il viso, chiedendosi come poteva allontanarlo dal televisore o almeno indurlo a spegnerlo. «Dannazione, guarda, stanno prendendo l'ascia e la falce!» «Non voglio guardare!» disse lei sul punto di scoppiare a piangere. «Non voglio nemmeno che tu guardi! È una cosa folle! È pornografia!» «Oh, lo so che è roba morbosa, ma penso che ci dica qualcosa su come sono realmente le cose là fuori!
Cristo, nei notiziari non ci fanno vedere niente. Non ci mostrano com'è veramente la situazione. Abbiamo bisogno di sapere che cose simili esistono. Lo so maledettamente bene che esistono. Non ho bisogno che qualcuno me le sbatta in faccia. Helen salì sul letto e gli voltò le spalle. Cercò di ignorare i gemiti e le risatine infarcite di disturbi che giungevano dallo schermo. Fece finta di essere ammalata in un letto di ospedale, di ignorare cosa succedeva nel resto del mondo. Un paio di minuti dopo, Mark spense il televisore. Lei immaginò di vedere una dissolvenza dalla testa dello zombie, dove alla fine si vedevano soltanto i suoi occhi sbalorditi e poi più nulla. Sentì le mani di Mark che le massaggiavano la schiena. Poi anche lui si stese sul letto, per metà sopra di lei, continuando a massaggiarle i muscoli tesi. «Non sono a Denver. Non ci sono ancora stati avvistamenti. Qui non ci sono zombie, signora». Il massaggio si trasferì alle sue cosce. Lei cercò di ignorarlo. «Se ci fossero, la gente di qui si comporterebbe come quei bifolchi nel tuo maledetto video. Gesù, Mark, a nessuno dovrebbe essere consentito di comportarsi in quel modo!» Lui smise di massaggiarla. Helen sentì il suo respiro. «A volte le persone fanno strane cose.» «Specialmente in periodi strani, specialmente persone in gruppi. Si spaventano e perdono il controllo.» Ricominciò a massaggiarle le spalle, spostandosi poi al collo. «Non ci sono zombie a Denver, tesoro. Niente avvistamenti. Tutti i notiziari continuano a dircelo, tu lo sai. Sei sempre lì a guardarli.» «Forse non hanno lo stesso aspetto.» «Cosa vuoi dire?» «Forse qui non avranno lo stesso aspetto che altrove. Forse avranno una forma diversa e noi non sapremo cosa cercare. Credono che sia un virus. Beh, i virus sono soggetti a mutazioni. Possono avere forme diverse. Forse i dottori e il Dipartimento della Sanità e tutti quei giornalisti non sono poi così furbi come credono di essere. Cristo, potrebbe addirittura essere una qualche forma di malattia venerea.» «Ehi, non sei affatto divertente.» «Credi che ne avessi l'intenzione?» Poteva sentire l'ira che le annodava i muscoli delle spalle sotto le mani di lui. Poteva sentire che tutto questo iniziava a cambiarla. In seguito, quando fosse finita, non avrebbe più potuto tornare a essere la stessa, se mai fosse finita. Lo so, è molto dura per noi tutti.» Poi cominciò a baciarla. Crudelmente lei si chiese se lo faceva perché aveva esaurito gli argomenti, ma scoprì che il suo corpo rispondeva, anche se la sua testa era nauseata di lui e di tutte le sue facili risposte e spiegazioni. I suoi baci le scesero lungo il collo e sui seni come un liquido caldo, e il suo corpo accolse volentieri quel calore, dopo il gelo che aveva provato. «Spegni la luce, ti prego, Mark», disse, arrendendosi al proprio corpo e odiandolo per questo. Lui si alzò in silenzio per spegnere la luce, poi fu di ritorno con i suoi baci e le sue carezze, scaldandola un brano di carne per volta. Al buio lei non poteva vedere il proprio corpo. Poteva cancellare le imperfezioni, i gonfiori e la cellulite, le zone di pelle troppo secca, le piccole decomposizioni che annunciavano la morte, e poteva immaginare che il fiato di Mark fosse sempre profumato. Poteva immaginare i suoi capelli ancora scuri e folti. Poteva cancellare dalla propria testa l'immagine del pene distrutto dello zombie quando Mark faceva l'amore con lei. E in quel buio lei poteva quasi immaginare che Mark non sarebbe mai morto. Il corpo di Mark continuò a consolarla anche dopo che, lei se ne accorse, la sua testa si era addormentata. Mark la svegliò con un bacio la mattina dopo. «La notte scorsa è stato magnifico. Sono contento che finalmente tu abbia superato quello che ti preoccupava.» Quell'ultimo commento la irritò e lei cercò di dirglielo, ma aveva troppo sonno e lui se n'era già andato. Allora si sentì triste per la sua mancanza e desiderò che tornasse indietro per toccarla di nuovo e farla sentire di nuovo bella.
Fissò l'occhio grigio e spento del televisore, poi sbirciò il videoregistratore. Mark aveva portato con sé la sua cassetta. Si sentì sollevata e provò un po' di vergogna. Accese il televisore. L'occhio si riempì di disturbi, ma si sentiva la voce piatta e quasi apatica di un'annunciatrice. Il governo federale ha annunciato rilevanti progressi nei confronti della cosiddetta epidemia zombie. Poi sullo schermo le solite vecchie granulose immagini di archivio. Uomini con tute mimetiche tenute da cacciatori che sparavano a zombie nella testa da distanza di sicurezza. Sparavano e poi procedevano con calma lungo una strada in terra battuta. L'annunciatrice riapparve sullo schermo. Silenziosa, priva di emozioni, il trucco perfetto, la testa che continuava a scorrere verso l'alto del mobile. Erano le 4 del mattino passate. Betty si era occupata da sola della corsia per tutta la notte e doveva essere sostituita. Helen si vestì in fretta e salì di sopra. Betty non era dietro il banco delle infermiere. Helen cominciò a scendere il corridoio scarsamente illuminato, sbirciando in ogni camera. Sui letti, ombre scure si agitavano e scrollavano il capo facendo no, 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 perfino sognando. Ma non c'era traccia di Betty. L'ultima camera era quella di Tom, e lui non c'era. Si udivano scalpiccio irregolare nel tunnel buio che conduceva alla nuova aula. Helen provò l'interruttore sulla parete, ma apparentemente non era ancora collegato. Tolse di tasca la torcia a stilo che usava per fare annotazioni sulle cartelle dei pazienti nelle camere oscurate. Produceva un piccolo distorto cerchio di luce. Scese lungo il tunnel buio, spostando il fascio luminoso qua e là sul soffitto incompleto, sui fori nelle pareti dove avevano inserito le condotte elettriche, sul pavimento a piastrelle sporco di polvere d'intonaco e ingombro di cavi elettrici, tubi metallici e pezzi di legno. Entrò in una gigantesca area aperta che non era stata ancora suddivisa in camere. Da larghi fori nel soffitto penzolavano cavi che le sfioravano il viso. La luce della strada che filtrava dalle alte finestre strette tracciava righe bianche sul pavimento, sui barattoli di vernice e sui sostegni metallici. Avrebbero dovuto completare l'ala nuova entro il mese seguente. Si domandò se l'avrebbero mai fatto, visto come andavano le cose in città. Il nuovo reparto aveva più l'aspetto di una struttura che stessero spogliando, demolendo invece di una nuova costruzione. Come un edificio sottoposto ad autopsia, pensò. Non sentiva più i passi davanti a lei. Sentiva solo i suoi, che facevano scricchiolare la sabbia sotto le suole e il suo respiro un po' ansimante. Diresse la torcia sopra di sé e qualcosa mandò un riflesso. Due telecamere sporgevano da un supporto metallico. Erano spente e i loro cavi si attorcigliavano inutili intorno al supporto. Helen continuò ad avanzare, seguendo i collegamenti con la torcia. C'era una fila di monitor spenti, con gli enormi occhi grigi che la fissavano. Qualcuno lanciò un debole grido nell'oscurità davanti a lei. Helen spostò il fascio della torcia, ma vide solo case. Pannelli di plastica, appoggiati alle pareti e ammucchiati sul pavimento. Sostegni di metallo e traverse. Un labirinto di angoli aguzzi, ma poi vi fu di nuovo quel grido. Betty! Tom! Un viso pallido comparve nel fascio di luce sfocato, ingiallito, un viso confuso che tremolava. Gli occhi erano troppo bianchi e avevano uno sguardo lontano. Betty! Il viso continuava a tremolare. Betty uscì incespicando da una giungla di scatole di cartone, fra lo scricchiolio di scorte di medicinali e di materiali da costruzione che si frantumavano sotto i suoi piedi incerti. No! La bocca di Betty si muoveva come al rallentatore. Il suo rossetto sembrava troppo vivace, il mascara troppo scuro. No! Disse ancora, e qualcosa di scuro le scivolò dagli occhi mentre cominciava a scrollare la testa.
La torcia di Helene raccolse un luccichio nella mano destra di Betty. Betty! Betty inciampò e cadde, tenendo la mano destra di fronte a sé. Helene si fece più vicina, pensando di aiutarla a rialzarsi, ma poi vide che il braccio destro di Betty si muoveva lentamente ad arco, da un lato all'altro, un bisturi stretto saldamente in pugno. «Betty, lascia che ti aiuti!» «No!» urlò Betty. La sua testa prese a muoversi con violenti sussulti sul pavimento, coperto di detriti. Le sue guance passarono più volte su vetri rotti. Il sangue sgorgò, sporcandole il viso mentre la testa continuava a fare no, no, no. Sembrò lottare per riprendere il controllo della mano che stringeva il bisturi. Poi se lo conficcò di colpo nella gola. La sua mano sinistra si sollevò a scatti e aiutò la destra a spingere il bisturi attraverso il muscolo e la pelle. Helene cadde in ginocchio afferrando carta e stracci, qualunque cosa portata di mano per tamponare il fiotto scuro della gola di Betty. Dopo un minuto o due si arrese e si allontanò. C'erano altri rumori lontani nell'oscurità. In fondo alla sala Helene trovò un passaggio senza porta che conduceva in un'altra stanza. Ormai la luce della sua torcia aveva una sfumatura rossastra. Si domandò se ci fosse del sangue sul vetro o se lei avesse sangue sugli occhi, ma la luce bastava a mostrarle la via. La seguì, sentendo un rumore sordo, viscido. Per un attimo pensò che Betty fosse ancora viva. Fece per tornare indietro quando lo sentì di nuovo. Veniva dalla stanza davanti a lei. Cercò di non pensare a Betty mentre avanzava nel buio. Quella non era Betty, quello era solamente il suo corpo. La madre di Helene aveva continuato per anni a biascicare fra sé cose del genere. Cose spirituali. Helene non sapeva con esattezza in cosa credere. Quando una persona muore, non la si conosce più. Non si può immaginare cosa stia pensando. La stanza era permeata dall'odore gelido di vernice fresca. Un mucchio di stracci era stato radunato al centro del pavimento. Le finestre erano sbarrate con grosse strisce a X di nastro adesivo e le luci dall'esterno creavano bizzarri disegni di ragnatele spigolose su tutti gli oggetti nella stanza. Un robusto cavo elettrico scendeva dal soffitto per infilarsi in un piccolo commutatore sul pavimento, che a sua volta era collegato con una grossa lampada a vapore di mercurio, usata probabilmente dalla squadra di muratori. Helene si chinò e premette l'interruttore. La luce fu come un'esplosione. Creò strane ombre scheletriche nel mucchio di stracci, come se all'improvviso lei potesse vedere attraverso di essi. Avanzò con passo fermo verso il cumulo, tenendo d'occhio le ombre. Helene allungò una mano e diversi stracci volarono via. «Dio mio, Betty l'ho ucciso! Betty l'ho ucciso! Gli ha tagliato quella spaventosa testa sempre in movimento!» La testa era una cosa piccola e triste accanto al corpo nudo e sporco del ragazzo. Un soffice mormorio sembrò penetrare nell'orecchio di Helene, riportando la sua attenzione sulla testa. Si fermò per valutare da dove venisse quella corrente, ma non c'erano correnti d'aria, anche se avvertiva un soffio che le gonfiava i capelli e li faceva crescere più lunghi. Li tingeva di bianco, la faceva invecchiare. A causa di un effetto di luce, gli occhi della testa di Tom sembravano aperti nella testa mozzata. A causa di un effetto di luce, quegli occhi ammiccarono più volte, come se cercassero di adattarsi a quella luce. Lo sguardo era indeciso, confuso, come quello di un pupazzo. La bocca si muoveva come quella di un bambino. Poi il suo corpo nudo, senza testa, si mise seduto sul pavimento. Poi il ragazzo senza testa si alzò in piedi, barcollando incerto. «Non ha più l'orecchio interno per calibrare l'equilibrio», pensò Helene, e quasi scoppiò a ridere. Si sentiva sull'orlo della pazzia, capace di tutto. Il corpo rimase immobile, fissando Helene, fissandola. I capezzoli apparivano più scuri del solito,
e sembravano seguirla mentre lei si spostava di lato nella stanza. Il torace privo di peli dava ai nuovi occhi del corpo una leggera prominenza. L'ombelico era piatto e neutro, ma Helen si chiese se con quello lui non potesse fiutare l'odore del suo corpo. Il pene, la lingua, si agitava inquieto nella bocca barbuta del nuovo volto di quel corpo. Poi il corpo si mosse rigidamente, come una marionetta, verso la sua vecchia testa. Il corpo raccolse la testa con una mano e la scagliò in un angolo buio della stanza. Questa toccò terra con il suono di uno strofinaccio bagnato su un pavimento di linoleum. Helen udì un gemito fievole, che cessò quasi subito. Quindi orribili rumori viscidi che provenivano dalla nuova bocca barbuta del corpo. Udì la pelle che si spaccava, vide il sangue sprizzare sul pavimento polveroso mentre la nuova bocca del corpo si allargava ed estraeva nuove labbra dalla carnosa oscurità dell'interno. Poi il suono di una sedia a rotelle che si avvicinava alle sue spalle. Si girò e guardò l'anziana signora che si stringeva con entrambe le mani la testa avvizzita e spasmodicamente impegnata a fare no, no, no. La testa continuò a muoversi anche quando le mani e le braccia aumentarono la loro pressione, con il corpo della vecchia signora che sussultava per lo sforzo. Poi improvvisamente gli spasmi cessarono. Le braccia sollevarono la testa ormai immobile e la staccarono dal corpo, spezzando la colonna vertebrale, stirando la pelle e i muscoli del collo, finché questi non si lacerarono come elastici ormai marci. I fluidi della vecchia cominciarono a sgorgare dalle ferite, poi si arrestarono di colpo. Quando sia la testa che il corpo sigillarono le lacerazioni con pallidi tessuti tesi al punto di sembrare trasparenti. Il nuovo viso sul corpo della vecchia era avvizzito, pallido, quasi del tutto privo di peli, e assomigliava in modo notevole al vecchio viso. I nuovi occhi penzolavano pigramente, ed Helen si domandò se quel corpo non fosse cieco. La testa della vecchia sussultò e rimase immobile. Il corpo di Tom raccolse la testa morta della vecchia e se l'infilò nella bocca pelosa. Le sue nuove labbra pallide si allargarono e si contorsero. Helen vide gli acidi dello stomaco colare su quelle labbra, mentre la testa sempre più piccola della vecchia riappariva a tratti durante la digestione. Il teschio spolpato dell'anziana signora fu infine risputato sul linoleum e rimbalzò lontano. Helen chiuse gli occhi, cercando di ricordare tutto ciò che le aveva detto sua madre. Quando una persona muore, smettiamo di conoscerla. È solo un corpo morto, non è più un amico. L'amico vive per sempre dentro la tua testa. La morte è un mistero. Resta lontana dalla folla. La folla vuole divorarti. Avrebbe voluto che Mark fosse lì con lei. Avrebbe voluto che Mark toccasse il suo corpo e la facesse sentire bella. No, non ci si può fidare della gente. No, avrebbe voluto amare il proprio corpo. No, avrebbe voluto che il suo corpo l'amasse. No. Cercò di immaginare Mark che la toccava, che faceva l'amore con lei. No. Con gli occhi vacui, la bocca che si spancava agli angoli, no! Staccargli la testa e conficcarla profondamente dentro di sé, in modo che gli occhi e la lingua di Mark scoprissero e divorassero tutti i suoi segreti. No, 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 fece la sua testa. La testa di Helen continuava a fare no, no, no! E ogni volta che la sua vista spazzava la stanza, seguendo l'ondulazione ritmica della testa che persisteva nel suo diniego, i corpi si facevano sempre più vicini.
finisce anche questo racconto abbastanza carino. Ah no, ho sbagliato, non era, ho sbagliato il titolo all'inizio, non era, cosa avevo detto? Un ultimo triste amore allo snack dei nati. No, non era quello, era Corpi e teste di Steve Rusnik-Tem. E vabbè, ho sbagliato. Spero che il racconto vi sia piaciuto. A me non è dispiaciuto, ma ci tengo a sapere comunque il vostro parere, sia sulla mia lettura che sulla scrittura di questo famosissimo autore. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua e vi saluto. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!